torta per la colazione di carote dell'orto pronta. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Allora, la situazione dei capelli è sempre pessima. Ho la maglietta un pochino sporca di farina, ho le seggiole del tavolo rialzate, insomma ho tutto un casino, tutto sbagliato per questo video. È in questo video un po' particolare, perché oggi vi parlo di quello che mi sta cambiando di più la vita a livello alimentare. Sapete cosa c'è qua dentro? Grano! Sono circa 35-40 kg di 10 varietà di grani antichi. Li produce Christian nella sua fattoria. A giugno arriveremo al raccolto congiunto. Stiamo ragionando anche come commercializzarlo, come riuscire a renderlo disponibile a tutti, quindi con farina fuori di testa, raccontandovi tutto il processo, però quella è un'altra faccenda. Perché il grano? Perché da quando ho assaggiato la sua farina, in particolare da quando ho incominciato a macinare il grano, mi sono accorto che la farina profuma, mi sono accorto che macinare e panificare subito, macinare e fare una lievitazione cambia totalmente il tutto, e soprattutto avendo la materia prima, il grano, riesce ad andare al nucleo zero, cioè chi lo coltiva. E quindi, come forse ti ho già detto due anni fa, un anno e mezzo fa, mi sono fatto mandare dalla Como il loro mulino. È un mulino familiare, è un mulino che costa un attimino, però un mulino che ti garantisce prima di tutto le macine in pietra, cosa importantissima, perché ci sono le macine in titanio, se non sbaglio in alluminio, però rilasciano dopo microparticelle che ci vanno a creare tumori. Quindi macina naturalmente a pietra e soprattutto a temperature basse. Tutta la struttura è legno, fighissimo, prodotto artigianale, fantastico, mi trovo divinamente. Circa un chilo di grano lo macino in 5 minuti, non deve essere troppo veloce perché le temperature devono rimanere giustamente sempre giuste. Circa, ho visto che la farina è sui 35-40 gradi, è tiepidina appena esce. E appena finito questo, di solito sto panificando, quindi sto facendo il pane, focaccia eccetera eccetera, sto facendo le torte, perché così abbiamo da mangiare a colazione, a merenda, quando ci serve. E oggi ti racconto, in particolare mi zittisco, quello che ho fatto l'altro giorno, ovvero ho cominciato a fare la pasta con la macchina della pasta. Prima, il primo si butta via sempre, perché potrebbe essere rimasto, ora questo qua non lo uso da un po' di tempo, magari è rimasta della farina. Comunque questa qua è la grana più grossa, che vedi? E qua, ora la riduciamo. Dobbiamo fare pasta, quindi comunque farò, vedrai ora, metà e metà. Capiamo la grana. Ok, mi si è appena svegliato il figlio. La grana è abbastanza buona. Direi che ne faccio metà così e metà più fine. Ok, allora, ho mio figlio in braccio, quindi faccio un po' fatica a fare le riprese fighissime. Comunque qua abbiamo già un po' di farina, quindi dovrebbero essere, aspetta, questi secondo i calcoli dovrebbero essere 200 grammi di farina. Ora, l'altro tipo di farina, sì, Tato mi sta sorridendo tanto, la faccio molto ma molto più fine, perché voglio fare una pasta semi integrale, quindi tengo più la macinazione, insomma la tengo diversa. Dopo passerò il tutto, me ne servono 400 grammi, perché faccio la pasta con l'impastatrice automatica. Questo perché non voglio sporcare. L'obiettivo di queste cose è riuscire a fare farina, cioè mulino, impastatrice e macchina della pasta sullo stesso piano senza sporcare. Un pochino esce di farina, vedi? Perché sì. Però
Dopo si avanza il grano, lo lascio lì, tanto questi giorni farò il pane. Allora, il consiglio che ti do, visto che tende a... non è calda perché è pensata apposta, però io faccio turnazioni di circa un minuto, cioè un minuto va, un minuto spengo. Dovremmo esserci ancora un ciapelin e ci siamo. Perfetto, allora vorrei farti notare una cosa. Guarda qua sotto, se tu guardi, parti da qua sotto, guarda com'era, diciamo, la macinazione diversa da qua a qua. Ora mischio tutto e basta, dopo passiamo alla macchina del pane e mangiamo. Tutto questo si fa in un quarto d'ora, in un quarto d'ora è la pasta pronta. Qua ci mette 5 minuti, qua 5 minuti, dopo io fermo e faccio. Di solito quando comincio qua metto a bollire la pasta. Cioè, scusa, metto a bollire l'acqua. Siamo un attimo tutti bloccati perché devo dare la pastina a mio figlio, però vorrei farvi vedere che ho usato la stessa farina. Un altro uso alternativo. Sì, sì, amore, ti do subito a mangiare. Ha visto la pappa. Qua farina fatta, non la mischio troppo perché tanto ci pensa qua la macchina. Inserisco la farina all'interno. Tac. Ora, io faccio così. C'ho il biberon che è praticamente già settato con i millilitri. Incomincio a far partire, che così mischia un attimino e piano piano butto giù l'acqua. Pensa lui dopo a fare tutto. Vedi? La situazione è questa. Allora, di qua c'è questo tipo di pasta, non mi ricordo mai come si chiama questa. E qua a bollire, per quello che ho fatto, gli spaghettini, qua ragù di cinghiale. Aspettiamo ancora un attimo, vediamo. Poi, già che ci siamo, barbaresco. Il barbaresco è il mio vino rosso preferito, quindi ora me lo stappo, me lo verso e... citato. Là. Ci vuole. La situazione è questa. Allora, qua è pronta. La faccia bella, eh? E qua abbiamo buttato sembra spaghettini, questo qua è il brodo del mio figlio qua, ho fatto un sugo improvvisato alla matriciana perché mi sono accorto che ne avevo troppo poco e basta, ora assaggiamo tutte e due. Questa è uscita bene, questa mi si sono sfaldati tutti, ma devo aver sbagliato la ricetta, dopo ti do un commento. Sì, questo è il mio figlio. Devo essere onesto, ci sono i due tipi di pasta. Quelle che hai visto a Fusilli, si chiama così, non mi ricordo mai quelle a Elica come si chiamano, insomma. Quelle lì le fa Christian, quindi con quel grano si riesce a fare con la macchina, eccetera, eccetera. A me non è uscita benissimo la pasta perché ho sbagliato le dosi. L'ho fatta troppo secca. E qua c'è un particolare, ho usato la ricetta che uso di solito. Ma una delle cose che dovete tenere a mente quando macinate il grano in casa è il fatto che in casa c'è una determinata umidità, quindi l'apporto che serve di acqua no varia da giornata a giornata, dipende che umidità c'è nell'aria. Questa cosa mi ha un attimino sballato un po' tutti i settaggi e quindi la macchina non ha funzionato benissimo. Di solito mi escono bene gli spaghettini, infatti ho già fatto più volte le stories dove te lo faccio vedere, che ti do la dimostrazione ora. Io la so fare la pasta, ma non è uscita male. La cosa più importante è che non prima di tutto maciniamo noi. Prima di tutto facciamo tutto noi,
Seconda cosa, 5 minuti a macinare, 5 minuti a fare la pasta, quindi in 10 minuti è pronta la pasta e sporchiamo quasi nulla. Il mulino non si sporca perché metto sotto la bacinella, un pochino di farina esce, però una passatina veloce è andata, e la macchina della pasta la prendo e la sbatto tutta in lavastoviglie. Spero che questo video ti sia servito, ti sia piaciuto. Voglio tirare fuori magari qualche altro video, perché sto facendo delle sperimentazioni, tipo l'altra sera ho macinato i ceci per fare la farinata, voglio provare a macinare il riso, voglio provare a fare anche delle panificazioni molto più interessanti, quindi con dei livelli, dei setting un attimino diversi. Se siete interessati, qua sotto nei commenti. Mi sta per... Oggi è pieno di pollini fuori, stiamo impazzendo. Farmer, ci vediamo al prossimo video, me ne sta arrivando un altro starnuto. Ciao a tutti!